Oggi abbiamo iniziato il primo vero impegno sulla innovazione tecnologica e in questo caso sulla specializzazione intelligente, cioè abbiamo individuato delle aree tematiche, l'arredo, l'engineering, la casa, la moda, i servizi, la salute, su cui è possibile fare innovazione di prodotto e innovazione di progetto. Quello che noi vorremmo proporre alle categorie che stasera iniziamo il confronto è proprio su queste andare a individuare le strategie per il futuro e fare in modo che nei prossimi anni, quando attiveremo il partenariato, ci sia nelle Marche un grande sviluppo su queste aree tematiche. Riteniamo che queste sono quelle su cui c'è già fertilità e su cui si possa fare un miglioramento delle nostre aziende, cercando di rafforzarle dal punto di vista della competitività e cercando anche di individuare bene questi settori, perché sono quelli su cui poi potranno fare la differenza sui mercati. Abbiamo già visto delle esperienze che sono state molto positive. Abbiamo tutto un tema che è una grande sfida per il futuro di innovazione e quindi la nostra microimpresa, la nostra piccola e media impresa sull'innovazione tecnologica potrà veramente giocarsi un ruolo importante. Noi siamo qua oggi perché ci interessa guardare avanti, pensare al futuro e cercare di sostenere coloro che hanno voglia di andare avanti, appunto, di sfidare i prossimi scenari, i mercati, in modo innovativo e con la capacità e la difficoltà che tutti conosciamo. Secondo noi questo è il momento migliore per programmare. Avremo di fronte tanti finanziamenti pubblici, sia il POR che il Recovery Fund, ma adesso è il momento di trovare una sinergia tra tutti i soggetti, le università, le categorie, i sindacati, gli imprenditori, fare in modo che questa grande squadra, questa grande famiglia che è la Regione Marche, ritrovi la forza e il coraggio di guardare avanti.